Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues. Questa sera abbiamo con noi i Ludi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera. Ora siamo un po' ristretti perché abbiamo detto che uno dei vostri componenti ha un piccolo problema importante questa sera, quindi siete qui voi tre e non in quattro totale della band. Abbiamo chiaramente. Allora, io parlo sulla sinistra, che vi vedo sulla sinistra, la vostra cantante, percussionista, colei che scrive i pezzi, corretto? Anche sì. Insieme Perfetto. Poi? agli altri siamo anche io lo faccio. Ecco. Buonasera. Perfetto. Si chiama Daniela Pasquini. Poi. Benvenuta Daniela. Buonasera, io sono Francesco, suono il basso, il mandolino e i Oh, cori. bello. Io sono Marcello Becattini. Compongo diversi brani del gruppo, alcuni testi e suono principalmente la 12 corde, la classica, piano, armonica, flauto dolce, un po' di flauto traverso e canto. Bello, fantastico. Flauto traverso mi fa venire in mente i Jethro Tull. Beh, no, calma, sì. No, per ora è un paio d'anni lo studio il flauto, per ora faccio dei temi e basta, poi insomma. Bello, Come sempre, bellissimo. una mia grande passione, ho tutti i Jethro da capo a piedi, insomma. Diciamo, ci rifacciamo abbastanza al prog anni 70 con altre influenze, insomma, che ognuno mette a disposizione. Salutiamo anche Lorenzo, che è il quarto componente, che suona chitarra elettrica, acustica, cori. E come dicevi prima, non è potuto essere qui Con con noi, noi ma stasera, c'è ma insomma. con lo spirito c'è. L'anima del gruppo è questa. Quindi, serate, come siete messi in serate nei locali? Serate nei locali e sono abbastanza. Nella nostra zona la musica che non siano cover non ha un grosso seguito. Tuttavia, riusciamo a avere ogni tanto, abbiamo anche delle serate programmate, riusciamo a trovarci una nostra nicchia per poter fare la serata, l'intervento e comunque fare qualcosa. Aperture a altri gruppi, che so, cover band di Battiato, Sì, cose varie cose, ma anche di questo genere. serate tutte nostre che abbiamo anche ora in programma a novembre. Comunque, più che altro siamo mossi veramente da una grande passione, una grande voglia di suonare insieme, di lavorare insieme, di fare qualcosa che a noi sembra bello, insomma, poi al pubblico il giudizio, insomma, però Vabbè, chiaro. cose fatte con grande sentimento. Che non è facile, che non è facile, è un impegno soprattutto per quelli come voi, per quelli come noi, diciamo che la musica è più che altro grande passione, perché almeno non so voi, ma io di introito ne ho veramente poco, di quello che esce che quello che entra, e si fa. Diciamo, scusa se ti Dimmi, dimmi. interrompo, ognuno di noi ha un'attività che lo sostiene. Per esempio, io insegno chitarra e basso e Io sono Francesco. impiegato in una multinazionale. Io per ora faccio la mamma, Ora fa però. la mamma, ma Il presto. lavoro più impegnativo lo fa lei, eh. Vedi? Lavoro più. Impiegato anche lui in un'azienda del territorio. Ho capito, ho capito. Comunque rimane sempre il lavoro più impegnativo, lo fa lei, perché fare la mamma oggi è di una difficoltà pazzesca. Meno male, via qualcuno che lo riconosce, mi fa Oh, piacere. caspita. Guarda, io non sono un genitore, non ho figli, ma credo che fare genitore sia uno dei mestieri più difficili al mondo. Sì, si impara via via, cresciamo prima a loro, così. Certo, sicuramente, però tu col tuo impegno che hai, la musica che ti porta via una bella fetta di tempo, è
e fare la mamma è tanta roba, complimenti. Comunque, se fosse un corollario alla nostra attività di gruppo, siamo un gruppo che riusciamo sempre a suonare insieme una volta alla settimana. Wow! A volte, come sarà capitato a tutti, tu cerchi qualcuno, io ci ho messo degli anni per trovare persone come loro. Sì, allora sì, bello, sì, mi piace, bello, ma le serate, oppure no, ma sai, io c'ho un... cioè, mi sei rotta qui, ma quanto si prende? Cioè, nessuno che parli di musica, cioè, fai un altro lavoro, cioè, fai che cosa ti pare, ma come dire, non puoi sempre stare dietro alle... Oddio, poi ognuno fa le sue scelte, insomma, ma devi essere da una grande passione, se no che senso ha? Sono d'accordo con te. Io avevo un mio caro vecchio amico che purtroppo non c'è più. Lui mi diceva sempre: guarda, a parole sono tutti militanti, a fatti sono tutti milipochi. Bellino, bellina, molto bellina. Aveva ragione, perché poi a chiacchiere, no? Si trovava nei pub, eccetera. Sì, sì, facciamo, noi ci troviamo. Ma però quando organizzavi la data dicevi: oh ragazzi, domani sala prove, si prova, Oh, poi si trova due, tre, una nostra, ma io penso sia un po' una cosa variegata il fatto che alcuni testi sono in inglese, alcuni sono in italiano, perché dipende dal brano musicale, dalle linee melodiche, dalle armonie. Cioè, ma come mai fate solo, cioè avete i pezzi in inglese? È perché suonano bene così, in italiano suonano bene così. Sono d'accordo, guarda, ma a parte che sai, la gente, soprattutto quella che non fa, è più brava a criticare. Sì, sì. Perché... Addirittura io ho un amico che ha una cover band dei Kayak, che sono un gruppo olandese degli anni 70, bravissimi. E lui, cioè, cose molto belle, si è fatto convincere, ora non faccio nomi, perché tutti gli dicevano: ma come mai cantate in inglese? Oh, questo si è tradotto tutti i sesti. Ma gli ho detto: guarda, ma è inutile che tu lo faccia, tanto chi ti vuole ascoltare ti ascolta. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Vi faccio una domanda che faccio a parecchi, è un po' una piccola spina nel fianco, alcuni mi rispondono, alcuni svisano. Cosa ne pensate dei talent? Allora, rispondo io. No, lo voglio rispondere anch'io. No, io anche da ultimo rispondo. Vai, no, sicuro. Vai. Allora, ci sono tante cose bellissime che uno può fare. Si vive in un paese bellissimo, uno può uscire la sera, nel centro storico la sera ci sono delle illuminazioni bellissime. Sono fonte di ispirazione immensa. Abbiamo delle campagne meravigliose, ville, ma perché io la sera mi devo mettere a vedere i talent? No. Sono tante cose belle, perché devo andare a insistere sul brutto per abbassare il livello? Parliamo di cose belle, parliamo della primavera dei Botticelli. Ma insomma... The Green Book, quel bellissimo film uscito... Sono d'accordo, bellissimo. Parliamo di... Bello, ma è stupendo quel film. La cosa che mi sciocca di quelle trasmissioni è l'umiliazione che questi ragazzi patiscono di fronte agli incompetenti o competenti, che non si capisce cosa... Cioè, li vedo proprio... Cioè, sto male per loro e dico: ma perché ci siete andati? Veramente, per farsi insultare da gente che lasciamo perdere. Questo è il mio giudizio. Sono d'accordo. Sì, comunque anche nel migliore dei casi, quando passano anche le selezioni, vanno tra le fauci di un mostro che li spreme fino a che non servono più, quindi anche il loro amore per la musica sarà vano. Ecco, a me mi fa soffrire questa cosa, insomma. Sì, allora diciamo che è vero tutto quello che dite,
perché è quello che si vede oggi, appunto, di quello che sta accadendo oggigiorno. Sono iniziati bene, perché quando sono partiti agli inizi, una decina di anni fa, forse di più, non erano così malvagi. Anche i giudici avevano messo Elio delle Storie Tese, quindi uno molto preparato, Morgan, Mika, la Maionchi. Era un gruppo dove i giudici masticava musica, capivano di musica, sapevano cosa voleva dire cavalcare un palco. Col tempo sono diventati veramente un circo. L'importanza è fare audience, l'importanza è portare a casa quel milionesimo di ascolto, e poi, come dite giustamente voi, li bruciano troppo in fretta questi ragazzi. E poi sfruttano anche il lato emotivo, no? Utilizzano queste storie strappalacrime, no? Anche serie che dovrebbero rimanere comunque riservate, proprio perché sono magari serie importanti, invece no, vengono proprio sbattute in mostro in prima pagina. Sì, perché sì. L'importante è fare numeri usando e sfruttando anche la sofferenza delle persone, cioè questa cosa è proprio... E poi la musica non si può giudicare, cioè cosa giudico io? Cioè, voglio dire, non è giudicabile. Tanti casi sono successi, i Beatles... Quando andarono a fare i provini, ora noi non siamo Beatles, calma. No. Allora ciao. Ah, Paul, George. Fecero il provino alla Decca, no? A Londra. Decca, grande etichetta. Finito, ancora non c'era Ringo con loro. Finito il provino, c'era Sipit Best. Finito il provino, gli dice l'incaricato a loro e al manager. Cioè, bravi, sì, ma mi dispiace, i gruppi con due chitarre poi andranno a morire. Sì, abbiamo detto tutto. E poi questo si è mangiato le mani, infatti racconta George Harrison, dice, poi questo mi ha ricercato quando ero Beatles per produrre, fare delle produzioni, ma ormai... Era morte le chitarre. Beh, era come... quando Ornella Vanoni ha fatto il suo primissimo provino, che la bocciarono perché gli dissero: guarda, con quella voce tu non farai mai niente nella vita. Infatti c'è lontano, quelle... storia. Quello bravissimo, cioè praticamente secondo me è andato a vendere i folletti, niente che dire contro quelli dei folletti, ma non farà sicuramente il discografico. Lo stesso che ha detto poi Queen, il pezzo di Bohemian Rhapsody fa schifo, non è da neanche da mettere in discussione. Qualcuno aveva detto un po' troppo lungo. Che schifo, che non andrà da nessuna parte sto disco, infatti. No? Infatti, allora, secondo me sono quelle persone troppo piene di sé, che non si fermano mai ad ascoltare veramente un brano o un musicista o un cantante. Secondo me vanno ascoltati con calma, vanno magari fatti, magari quel giorno che ha fatto il provino, come la Vanoni, magari non era al 100%, dagli un'altra possibilità, non mi puoi subito bocciare una persona perché in quel momento magari... la timidezza o comunque l'ansia di fare un provino, chi l'ha fatto, chi ha provato, sa cosa vuol dire. Stare davanti a delle persone a fare un provino non è mica semplice, non è come fare l'esame di terza media. No. Già. Già. Quindi, i vostri musicisti preferiti? Cominciate voi perché sono qui. Allora, di che genere tu parli? Il vostro. Allora, dunque, nel progressive rock, in Italia il Banco del Mutuo Soccorso, all'estero, Jethro. Wow. Ah. Per quanto riguarda la musica classica, lì un po' di tutto, diciamo.
Beh, tu che suoni la 12 corde, non so, un De André credo che magari sì, ora ti piace. Perché se no comincio con la lista, ho detto. No, beh, ma Banco è tanta roba, eh, ragazzi, tanta roba. Diciamo. Poi, sull'ambito progressive, i Jet Rotale, in ambito generale, come tutti, si converrà, Beatles, Beatles, senza, vabbè, senza neanche stare a nominare, via. E poi io ho delle ascolti anche extra, e ascolto anche roba. Allora, ah, vabbè, allora. All'Antico Testamento, cioè quello non si cambia, non si, no, è indiscutibile. E roba più anni 80, tipo Police, U2, questo qui, e mi piace anche molto anche certe cose di più orientate sulla musica etnica, però sempre contaminata, tipo Chieftains, Clannad, Capercelli, queste cose qui. Però io resto sugli anni 80, sempre gli U2, Police, come diceva Francesco, però anche il filone, la Dark Wave mi piace tantissimo, con il diaframma, visto che siamo in Toscana li voglio citare perché li adoro, diaframma, Umani anche da solista mi piace molto, tutta quella parte da Litchiva anche. Litchiva, sì, forse i primi, però di più. I primi sì, sì, dai. No, io non è tutta quella parte lì, sì. Per colpa dei Beatles ho perso un posto di lavoro. Ah, addirittura. Tanti anni fa, ma tanti anni fa, forse più di 30 anni fa, feci un colloquio di lavoro e colui che era preposto a fare le domande ai candidati aveva una piccola mania. Praticamente quando andavi lì lui ti chiedeva, l'aveva rubacchiata un po' da altri questa cosa, meno male non si fa più, e lui chiedeva ai candidati che gruppo preferisci, Beatles o Rolling Stone, e dalla risposta lui giudicava un po' la persona, no? Io mi cacciarono proprio, perché quando mi sedetti mi disse buongiorno, solite cose, senta, facciamo subito la prima domanda perché io da questa risposta che lei mi darà capisco subito la persona che ho di fronte, mi dica. Io avevo poco più di 20 anni, quindi preferisce i Beatles o Rolling Stone? Io lo guardai da musicista, gli dissi, ma guardi, quando lei capirà di musica torno a darle una risposta. Orca. Orca miseria. E ti sei bruciato subito. Penso con l'occhio di lavoro, ma non mi sono mai permesso di fare queste cose. Anche perché vuoi più bene ai babbo o alla mamma? Cioè, ma mi guardò, mi disse, credo che lei non va bene per noi, quella è la porta, arrivederci, grazie, molto gentile. Che sistema, ma insomma molto, ma, cioè, io suonavo tutte e due all'epoca, suonavo pezzi dei Rolling Stone, suonavo i pezzi dei Beatles, come fa a piacermi, cioè, sono due gruppi completamente diversi. Ma anche comunque in entrambi i gruppi la loro matrice, la loro origine è sempre il rhythm and blues, il blues. Caspita, che Richard è un bluesman pazzesco. Ma anche i Beatles suonavano molto rock all'inizio, molto blues. George Harrison, cioè, caspita, era un bluesman pazzesco. Quindi sì. Cioè, mi trovai in una situazione e si guardi, lei quando capirà di musica... E riparliamo. Fantastico. Progetti per il futuro, ragazzi? Del talent. No, vabbè, quei talent io... No, te, lui, il selezionatore. Sì. Vabbè, ma figurati, cioè, io se... uguale, guarda, uguale. Se io dovessi andare a fare un talent e mi trovassi davanti quattro giudici, mi cacciano neanche prima che apro bocca. Cioè. Perché la prima cosa che gli direi è, scusate, ma voi quattro cosa ci fate qua?
Quindi i vostri progetti futuri? Allora, possiamo mostrarti la copertina del nostro CD? Chiaro che sì. Questo è il nostro primo lavoro. Caspita, che impegno. Sì, e comunque qui c'era un altro chitarrista che poi, diciamo, non si è sentito più nelle nostre corde ed è stato imposto a Lorenzo Pierini. E, diciamo, questi sono i primi dieci pezzi, poi ne abbiamo altrettanti e ci stiamo lavorando su altri brani. Però i progetti sono, abbiamo dei concerti da fare, volemmo registrare questi brani anche e fare qualcosa di simile, ancora tutto da vedere, non so se un CD, non so se pubblicarli solo liquidi. Abbiamo anche un video comunque. Un canale YouTube. Fare dei video, progetti, ci sarà una lista infinita. Ovviamente il tempo è tiranno e devi sempre mettere le cose per priorità e in ordine. Però ne abbiamo tantissime, sia di composizione e registrazione, concerti dai vivo, miglioramento personale, perché stiamo appassionandoci anche a altri strumenti che vengono a integrare le sonorità del gruppo, stiamo cercando di fare degli arrangiamenti più complessi anche dal punto di vista vocale. Cavoli! Dopo da fare ce ne sarebbe... E in particolare vorrei anche citare il progetto, che anche quello è da realizzarsi, siccome io anni fa, una decina d'anni fa, feci un album che è questo qua, che si intitola Odysseus, che è un riferimento che si vede? Male, peccato, non riesce a metterlo a fuoco. Comunque, titolo Odysseus. Già nel nostro repertorio includiamo dei brani riferiti all'Odissea. E avevamo uno di questi progetti, era quello di fare una mini opera su Ulisse. Uno spettacolo. Sia musicale ma anche con delle parti recitate. Wow! Dall'Odissea, dove ci sono questi personaggi che sono antichi migliaia d'anni, ma alla fine incarnano i stili dell'uomo. Le debolezze dell'uomo, i pregi, sono dei personaggi archetipici che sono sempre attuali. Caspita, impegnativo, mica poco. A noi non ci piace vincere facile. Ho sentito sottofondo la musichetta Ponci, 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 Po. E ultimamente abbiamo un brano di Daniela. Abbiamo un brano particolare che nella nostra produzione, secondo me, è abbastanza tipico ma molto incisivo, che si chiama Follia. Sì, il brano mi ha ispirata un romanzo di Patrick McGrath, non so se lo pronuncio bene, comunque il romanzo si chiama proprio Follia. L'originale Asylum. Si chiama... Asylum. Ah, sì, prego. Asylum. Ok, insomma, il manicomio. Manicomio e niente, è una storia molto, molto avvincente, passionale, niente, quindi diciamo che sono scappata un po' dalle vie di Ulisse, un po' lontana da Itaca, e ho raccontato un'altra storia. Questo anche per dire che, insomma, abbiamo un mix anche di argomenti. Sì, certo. Non siamo monotematici. E il testo poi in italiano. Questo è bello. Sì. Bello. Quindi è ancora più complicato. Sì, no, per farla breve, diciamo, la storia gira intorno a questa donna che è sposata con un direttore di un istituto psichiatrico, che però si innamora di uno degli utenti della struttura, che tra l'altro è un uxoricida, quindi aveva ammazzato la propria moglie, lei se l'è scelto proprio bene, 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 prendono e scappano per un'avventura insieme, però insomma poi
durante c'è anche un epilogo un po' triste, quindi comunque non sto a raccontare tutto, però è molto avvincente come storia. Bellissimo, interessante questa cosa. E non annoia anche il brano. No, infatti, insomma, tutto sempre tutto molto impegnativo, cioè Itaca, Ulisse, poi questo, cioè niente di frivolo. Spesso i nostri pezzi traggono spunto da libri, casualmente o forse no, perché magari un po' a tutti piace leggere. Un brano un po' più leggero, ad esempio, è The Mysterious Journey of Henry Tun Lane, che è tratto da un libro di favole, sì. Praticamente. È la storia di un coniglio di gesso. Di Edward Tulane. Sì. Nel nostro caso diventa Henry Tulane. Henry, o viceversa, non me lo ricordo più. Il nostro è Henry Tulane. Un coniglio di gesso, fa varie avventure, è una favola praticamente. Però tutto ben strutturato, bello, cioè non è roba leggerina, insomma, roba abbastanza impegnativa, roba fatta alla grande proprio. Si cerca di fare quel che si può, come si suol dire, però no. Cerca di fare anche quel che ci piace, al di là di che piaccia agli altri o meno, insomma, alla fine non è la ricerca spasmodica del consenso. Ah, beh, assolutamente, cioè anche la ricerca del consenso serve poco se poi non piace a chi lo suona. Sì, infatti, cioè, assolutamente. Quindi prima in primis in assoluto deve piacere a chi lo fa, a chi lo suona, e poi in mezzo a tutti, insomma, siamo 8 miliardi sul pianeta Terra, no? Voglio dire, a qualcuno piacerà anche quello che faccio io, no? O quello che fate voi, cioè. Quindi non si può accontentare sicuramente tutti. E anche le persone è meglio evitare di andare oltre, perché poi se no si citano gli Schiantos. Perché gli Schiantos? Miliardi di mosche cosa mangia? Ah, beh, a questa dieta. Esatto. Maggioranza che conta. Hai fatto un titolo di un gruppo pazzesco di Schiantos. Gruppo eccezionale. Ma guarda, io non più tardi di oggi ho sentito un brano in italiano, non dico il nome della cantante, l'ho sentito per radio. Praticamente per tre quarti del brano ripeteva sempre la solita parola. E ero in macchina con mia moglie, ho detto: ma questa perché si chiama così? Gliel'hanno prodotto in radio, perché se si chiamava e l'ho pensato anch'io. Non è tanto non so di chi stai parlando perché non l'ho sentito, però non è tanto è anche il modo, spesso, perché anche Frank Zappa ha fatto una canzone dove ripeteva sempre la stessa frase, e a parte quando cambiava diceva del pollo che non si capisce bene che ci voleva fare. Però il contesto, i tempi in cui lo fa, il periodo storico. Sì, però mi hai parlato di Frank Zappa. Cioè. Zappa. Appunto, però era Frank Zappa perché lo faceva nei tempi, nei modi e con un retroterra diverso. Stamattina quella che cantava questo brano. È un capolavoro. Io ho fatto 3 minuti in macchina che ho detto che cavolo abbiamo ascoltato, cioè, vabbè, ciao, ho detto il titolo, cioè, voglio dire, è una canzone che non ha avevo capito una canzone che non ha né testa né coda. Un aneddoto di Zappa a proposito di Zappa e della musica è questa: dice, quando ho incominciato a fare musica io, avevamo dei produttori grassi e con il sigaro, che dicevano: va bene, vai, proviamo, facciamolo, è andata male, riproviamolo. Poi sono arrivati quelli che si intendevano di musica,
e allora questo non si può fare, quest'altro non si può fare, e così. È un po' come le strade, no? Prima c'erano gli antichi romani che facevano le strade con la forza, le braccia, e ancora quelle strade ancora ci sono. Poi sono arrivati gli ingegneri, abbiamo delle buche nelle strade che sono più o meno così. Un po' è così. Vabbè, erano altri tempi, però diciamo che Frank Zappa. Allora, un motto del gruppo erano altri tempi. Ah, sì? Sta bene dappertutto, come il nero proprio. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Beh, musicisti a livelli di Frank Zappa, credo che non so quanti ne nasceranno, almeno per gli ultimi 100 anni. Non avremo più musicisti a quei livelli lì, sperimentali, con quella voglia di fare, con quella voglia di diversificarsi, perché Frank Zappa saltava da un genere all'altro in maniera geniale, no? Quindi oggi credo che si è tutto rimpicciolito, si è tutto un po' ristretto. Va bene, ma questo non c'entra, non mi voglio divulgare. Sentite, una cosa che poi chiedo anche agli altri è: voi preferite suonare in analogico o in digitale? Registrare, tu dici? No, proprio suonare, cioè utilizzate strumenti più sul digitale o con l'analogico? Cioè, quando uscite lavorate con Kemper? No. Oppure ancora la vecchia maniera, amplificatori? Niente. Addirittura il nostro sogno sarebbe suonare senza niente. Acustiche, contrabbasso, voci. Perché lui, questo uomo suona anche il contrabbasso. Minaccia di suonare. Minaccia. Guardate che porti il contrabbasso, eh? Ma però è meraviglioso. Sì. No, usiamo tutte, no, niente. Pedalini, vabbè, qualche boss, pedalino, qualche codice. Cioè, quello è analogico. Analogico, sì. Cioè, no, come no. Avrei capito, non si sapeva neanche la differenza. No, si accendiamo molto appunto il suono naturale, la ripresa, la presa del suono naturale, insomma, quello che è, anche perché io principalmente faccio le guide acustiche nei brani, quindi codici, classica e piano sostanzialmente. E il resto, anche la Daniela suona per esempio il cajon o cajon che si voglia dire, percussioni mentre canta e suona, eccetera. Lui suona il basso e il mandolino e le voci, cori, cose di questo genere. Quindi assolutamente tutto. No, l'altro chitarrista utilizza molto l'effettistica, ma pedalini tutti settati in una maniera molto particolare, a cui riesce a trarre degli effetti molto particolari che ti possono sostituire anche tastiere o cose del genere, però tutti i pedalini singoli analogici, non Kemper, non simulazioni, Helix, queste cose qui. Fantastico, chiaramente. Quindi, poi vabbè, della provvidenza, però no certo, no, servono, però se si riesce a farne a meno è una buona cosa. Poi se voi avete proprio quella voglia e quell'intenzione di fare l'acustico, io già vi adoro, cioè, perché io veramente amo l'acustico, cioè una cosa che mi piace tantissimo. Farlo poi è difficilissimo, perché fare l'acustico bisogna essere preparatissimi, ma come tutto, da diversa rispetto all'elettrico, ma non è che sia né più difficile né meno difficile, dipende tutto da come uno lo fa. Beh, sai, suonare il basso elettrico bisogna essere bravi, ma suonare il contrabbasso bisogna essere bravi più. Non è proprio così, no? Okay. È un gioco da sfatare. Ah, ok. Sono bravissimo a fare finta di suonare bene entrambi. Vabbè, va bene, va via. Siamo...
va bene. Bene, ragazzi. Ultima cosetta. In particolare, la cosa a cui in questo momento stiamo lavorando è sul fatto voci, utilizzare le voci. A parte lei che è la prima cantante, diciamo il cantante front, io canto alcuni brani, e però si cerca di usare molto le voci e si sta studiando, passiamo una ventina di minuti a provare le voci, a provare i cori, perché sempre citando i Fab Four di Liverpool, loro in quanto a voci riuscivano a creare delle, cioè non manca chitarra acustica e voci e batteria e basso pieno enorme, insomma. O Queen, a parte Queen, insomma, gli davano abbastanza di sovrincisioni, eh. Ora voglio dire una piccola cattiveria, nonostante la stima per i Queen. Quando loro hanno fatto sempre Bohemian Rhapsody, quando c'era Galileo Figaro, mettevano il nastro. I nostri New Trolls, quando hanno fatto Le Roi Soleil, cantavano. Anche ultimamente, li ho sentiti l'anno scorso dal vivo. Con l'Ornella Vanoni, i cori. Io 40 anni fa li ho sentiti fare acustici, praticamente poster di Baglioni a tre voci, aiuto. Salvate i mobili. Tanta roba. Beh, abbiamo anche un esempio con Impressione di Settembre, no? Un pezzo mostruoso, veramente fatto in maniera eclatante, no? A PFM ha fatto un pezzo incredibile, un gruppo eccezionale. Certo che pensavo in questo momento, mentre mi dicevate appunto delle voci, fare la percussionista e cantare è di una difficoltà mostruosa. L'abbiamo obbligata. Una volta gli abbiamo storto un piede. Sì. Ma infatti sto imparando, loro. No, è modesta, no, come in bassista, come contrabbassista. Però ora c'è una new entry molto simpatica. Davvero. Che era la passione delle scuole medie, che è tornato il metallofono. Ah, quanto mi piace il metallofono. Metallofono, un bel metallofono, Glockenspiel. In Italia chi sapeva suonare bene la batteria e cantare anche bene era Stefano Dorazio, no? Bacco. Era una cosa, e per quello dico appunto, cantare e suonare la batteria, veramente io mi tolgo il cappello, veramente. Belloni è il chitarrista, Belleno è il batterista. Non è semplice, quindi Collins, oppure il batterista degli Tony Eagles, quelli della Formula 3, perché no? Sì. Ringo gli faceva cantare un pezzo, ma lo cantava anche lui. Don Henley degli Eagles. Sì, è vero. Però un conto è canticchiare un pezzo così, un conto è proprio fare un brano e come appunto lei che deve suonare, mantenere il ritmo e cantare, è un po' come i bassisti, cioè suonare il basso e cantare come Sting, non sono tantissimi che lo fanno, No, come Sting specialmente no. Vabbè. Sting, adesso ho citato una persona un po' fuori dalle righe, perché lui è un mostro. L'ultimo pezzo, mi dispiace, ha perso un po' di estensione con l'età, ma glielo perdoniamo. Caspita, passano gli anni per tutti, È naturale, è una cosa naturale, e l'apprezziamo più quella che artifici, trucchi e acrobazie circensi che sarebbero molto intona la voce. L'autotune, il fantastico autotune, che quando si spegne però poi sono cazzi. C'è un problema a te. posso citare la Daniela? Ma mi cita. Dunque, gli fu regalato dal suo compagno un effetto, niente, non un autotuner,
ma non mi ricordo neanche come si chiama. Il menu. Il digital delay a pedale, dove c'era anche un leggero... Sì, una compressione che ti allungava la nota. Raccontagli un po' che fine ha fatto. No. Non so più dov'è. No, ma... lei non ne ha bisogno. No, ma più che altro, cioè, perché è terribile. Cioè, te vuoi comunicare una cosa e quello arriva e ti dice: ah, non te la faccio dire, capito? Cioè, nel senso, te sei lì che vuoi cantare. Non è come la guida assistita quando vai sopra la riga di mezzeria. Che te cioè, stai recitando una poesia. Ma devo fare il passo. E no, chi l'ha fatto? È sparito. Appunto è come la guida assistita, io la spengo sempre perché mi dà un fastidio tremendo. Però ultimamente l'autotune viene utilizzato al 90% delle volte. Ma è anche uno stile adesso. Prima hai detto una cosa che io condivido, nel senso, ok, la trap non è il mio genere, ma perché l'ho anche un po' ascoltata, cioè mi sono messa lì e l'ho ascoltata. Ora, al di là del contenuto dei testi, che aiutaci, ho detto devo conoscere il mio nemico, perché se no non lo posso contestare. Allora dico, ma questi ragazzi però cioè, gli piace proprio sentire la voce così camuffata, sostenuta in questo modo. E dico dentro di me, qualcosa gli comunicherà, perché insomma, quindi la mia missione è capire cosa gli comunica. Io devo fare questo, devo entrare nel... Fantastico. Ma sarà, cioè, è una cosa che probabilmente comunica qualcosa ai ragazzi. Io per motivazioni generazionali non mi può comunicare niente. Saranno bravi, però non ne ho neanche i parametri per valutarli, perché è una cosa che è uno stile, degli argomenti, delle cose che non mi toccano neanche di striscio. Non Guarda, saprei. Io mi metto nei panni dei miei nonni, che loro ascoltavano il liscio, il valzer, quando è arrivato il rock blues. Immagino loro dire: ma che musica è qua? Ma che schifo è? Ma cosa suonano questi? Urlano, chitarre che urlano, che stridulano. Ma cosa vogliono comunicare? Ma vuoi mettere con il valzer, con il liscio, con il tango? E noi uscivamo praticamente con il rock and roll, con il blues, rockabilly. Quindi oggi noi siamo quelli che... Oh, questi ragazzi cosa ascoltano? Cosa cavolo stanno facendo? Poi magari la trap muore dopo domani, non penso che abbia lo stesso mio futuro. e come beh, io però questa opinione sono d'accordo con Fripp, che Robert Fripp dei King Crimson, che parlando di queste cose, che cosa è successo? È successa una cosa importantissima, questo bisogna ammetterlo, che non è successo niente. Così io penso. Quando, come a volte dico agli allievi, bravo, veramente, fantastico. È successo, guarda, una cosa importantissima. Non è successo. È incoraggiante. No, io ho degli aneddoti, posso raccontarti in un paio? Certo. Allora, uno fantastico. Un allievetto di 16 anni non aveva voglia di suonare la chitarra neanche col cavolo, vabbè, che mi guardò serio, ma soffriva, e mi disse: io la passione ce l'ho, ma mi manca la voglia. E sì, che così. Oppure quello che mi disse: ma io ho fatto del mio meglio. No, tu hai fatto del tuo peggio. Un po' cattivo, ma insomma era un adulto, sicché fine degli anni. Vabbè, ma ci sono anche quelli che quando arrivano dal maestro dicono: oh, ma a casa mi usciva, Cioè, l'insegnante si era fatto fare una maglietta, a casa mi riusciva. A casa mi riusciva, vabbè, queste sono le scusanti che, vabbè, che tanti utilizzano. Poi anch'io, il mio maestro, quando io
studiavo chitarra, erano altri tempi, tanto per dirlo. Io quando avevo 12 anni era l'82, se mi permettevo di andare dal maestro e dirgli a casa mi riusciva, quello mi spediva a casa a pedate. Erano altri tempi. Quindi io dovevi presentarti col pezzo che usciva. Avete la stessa età voi? Anch'io avevo 12 anni, almeno nell'82 avevamo la stessa età. Esatto. No, sai, io poi insegno anche a parecchi bambini, una scuola dove ci sono parecchi bambini. I bambini sono molto intelligenti, tu gli dici guarda questo vale 2, pa, e loro ta, questo vale 1, tan, tan, ta. Quello è l'inizio, poi dopo un paio d'anni tu incominci con il solfeggio, ma ritmico, non parlato, perché il parlato, devi, cioè se non lo sai, io l'ho saputo anch'io, viene fatto solo in Italia, il resto del mondo il parlato non lo fa nessuno, cioè è cantato sì, ma parlato nessuno, ritmico hai voglia. Certo, sì sì, però sono chiaramente, questo è un mio parere personale, per me serve, è una cosa che secondo me serve. Assolutamente, ma perché puoi iniziare, se a un bambino tu gli dici gli ottavi, ta 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 ta, e lui sente e lo fa, eh. Chiaro, chiaro, certo, 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 certo. È un po' come dicevano i ragazzi, il piffero a scuola non è servito proprio a niente. E alcuni gli dicono, non è mica vero, dipende cosa hai fatto poi tu nella tua carriera. Chiaro che se hai fatto ingegnere nucleare, il piffero non ti è servito, ma se poi intraprendi il mondo della musica, il piffero è servito, perché comunque hai già una micro base di solfeggio alle spalle. Lei il metallofono. Sì, sì. Infatti è tornato. Ho dopo quanti anni? Dopo quanti anni? 20 anni, 25 anni? Non diciamo. Sì, però comunque, niente, è stato bello ritornare lì. Perché certo, è il primo approccio davvero reale anche alla musica, insomma. Ma lì avevo capito, insomma, tanto si capisce subito quando c'è del trasporto oppure no. Chiaro, 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 chiaro. No, ma chi ha fatto un po' di basi musicali di un certo livello, diciamo, è anche abituato ad avere il click o il metronomo. Chi invece è un po' quello improvvisato, eccetera, e gli metti il click o il metronomo che va, si spiazza. Che secondo lui è una cosa che non serve, ma io vado a orecchio. Sì, ho capito. Ma sono due cose, cioè bisogna saper fare tutte e due se uno Certo, questo livello, perché capita le situazioni dove devi registrare a click, e mi è capitato dove il basso non si si doveva sentire la cassa intonata. Notare, non per fare pubblicità, ma questo metronomo è un Taktel della Germania dell'Est. Porca la miseria! Già questo puoi usare come martello, eh. Credo sia bakelite, ma funziona a 40, a 30 anni. Senti che roba! Lo sbaglia un colpo, eh. Fantastico, bellissimo questa cosa. Questo del metronomo veramente. Che però attenzione, che i tedeschi a fare gli strumenti musicali sono delle grandi, ma grandi bestie, cioè sono bravissimi, eh. Certo, no. Certo. Infatti il nostro bassista ha un old club, Lofner Club, quello con una spalla mancante. Cavoli. Cioè, tanta roba, non è mica... Uno strumento particolare, strano, che l'ho preso apposta per inserirlo in queste sonorità semiacusti. Bello, bello. E poi ha una comodità... immagino. Che non pesa niente. Immagino. Dipende, però... Bello, fantastico. Il vostro chitarrista che chitarra usa? Una, allora, ha una Manne elettrica
Bella, stupenda. E anche comunque in collezione c'è anche un bellissimo custom, Le Spool custom appartenuto degli anni, a un mio amico, ahimè, passato a miglior vita. E infatti c'è un po' di storia. Questo Lorenzo Pierini era un mio allievo, ma lui è bravo no perché è stato mio allievo, lui sarebbe stato bravo comunque. E avevamo questa amicizia in comune con questo Marcello Masi, detto Il Lezzo, che era un grande chitarrista della strana officina. C'era una stampa nera e lui, insomma, chitarrista di grande talento, e ahimè morì, e la sua donna una chitarra l'ha lasciata a me e una a Lorenzo. A me aveva lasciato una SG Special, e a Lorenzo gli ha lasciato il custom. Quindi c'è stato questo passaggio di staffetta meraviglioso. E poi, giusto appunto, io e Lorenzo ci siamo ritrovati a suonare insieme poi. Quindi questi giri, come dire, non lo so. Il karma. Che bella la musica, eh? Bella. Sì. Questa cosa tra musicisti è fantastica, è una cosa che io amo tantissimo. Ritrovarsi tra amici e poi queste cose, solo la musica regala queste emozioni. Sì, assolutamente. Bene, mi ha fatto veramente molto piacere conoscervi e fare questa bellissima chiacchierata con voi. Vabbè, questo è il salottino. Quando si viene qua, un po' ci sono le domande, ma la maggior parte delle volte è un chiacchierare tra musicisti e scambiarsi questa cosa che io chiamo leggera fantasia, vivere proprio nel mondo delle fantasie, la musica. Ragazzi, io vi auguro innanzitutto un grandissimo in bocca al lupo per i vostri progetti futuri e... Chiaramente noi vi seguiamo, vi seguiremo sempre, e quando ci saranno cose molto carine noi poi le ripubblicheremo. È stato bello avervi qui al salottino e buona continuazione di serata, amici. Grazie. Grazie.